perché è una realtà non italiana, è una realtà mondiale. Sì, esatto, la 500esima legione è nata in America nel 1997. Da lì si è rapidamente espansa grazie anche alla base praticamente infinita del fandom di Guerre Stellari in giro per il mondo. E oggi è presente in 53 paesi, siamo più di 6.000. Se venite al nostro stand abbiamo una mappa del mondo con tutti gli stati in cui è presente una garrison, è davvero, davvero impressionante. Se si considera che è un'organizzazione di volontari, nessuno ci guadagna una lira, siamo tutti uniti solamente dalla passione per Star Wars, per il prop making e il costuming, che è l'arte di ricreare i costumi e gli oggetti di scena fedelmente replicati, anche nei difetti, solo nei pregi. E da qualche anno a questa parte abbiamo iniziato a fare sia in Italia che all'estero, in realtà all'estero è iniziato un pochino prima, tante attività di beneficenza. Adesso noi in Italia da circa 3 anni che abbiamo iniziato a portare attività di raccolta fondi all'interno delle fiere, ma di questo ne parleremo più avanti. Nello specifico, ma voi siete un'associazione riconosciuta ufficialmente tra l'altro in tutto il mondo, quindi sì. Ma c'è una convention o comunque un appuntamento di tot anni in cui magari viene anche Lucas, non so. Allora noi sì, effettivamente siamo l'unico gruppo ufficialmente riconosciuto dalla Lucasfilm come partner e promoter del brand di Star Wars in giro per il mondo. Ogni volta che la Lucas o qualche altra mercato licenziatario Lucasfilm ha necessità di promuovere il marchio Star Wars, chiama noi, anche grazie alla qualità dei nostri costumi, diciamo Lucas ci usa come la sua faccia verso l'esterno. Gli eventi ce ne sono tantissimi, quello più grosso è sicuramente quello che viene chiamata la Celebration, organizzata da Lucasfilm stessa, su base diciamo biennale o triennale a seconda delle loro esigenze. L'ultima, la Celebration 5, è stata un mesetto e mezzo fa, è stata diciamo anche usata per omaggiare il trentennale dell'Impero Pubblico Ancora, che anche noi cerchiamo di omaggiare qui a Romics con il nostro stand, dove potete trovare non solo in Caponite. Questo. Volevo chiedere con l'altro microfono se avete mai stretto la mano a Giorgio. Qualcuno di noi, tra l'altro è anche qui presente, nel 2007 per festeggiare il trentennale dell'uscita del primo film, George Lucas organizzò un evento mastodontico a Pasadena negli Stati Uniti, chiamata la Rose Parade, dove lui invitò centinaia di figuranti della 500esima da tutti i paesi del mondo e quattro di noi furono selezionati per partecipare a questo evento bellissimo. In quell'occasione hanno avuto modo di conoscere e di stringere la mano a George Lucas, facendosi fotografare insieme. Non so se avete notato nella clip, una delle prime foto si vedeva una compagnia di Stormtrooper con tutte le bandiere. Ecco, quella era una delle foto scattate in occasione di quell'evento. Per cui sì, qualcuno di noi è stato fortunato abbastanza, chi come me è entrato dopo spera che George Lucas abbia voglia di fare una cosa simile, magari per il quarantennale, spera di essere chiamato. Speriamo, mi dà anche noi. Ovviamente poi la passione, stava venendo in mente comunque che è giusto dire che la passione poi per Guerre Stellari si estende a tanto tipo di associazionismo, infatti qui abbiamo comunque a Robins altre associazioni e anche distinte un po', no? Tra i buoni, i cattivi, le regioni, i geni e così via. Insomma, quindi sottolineiamo che in qualche modo abbiamo voluto e avuto il piacere di ospitare anche altre realtà, sempre nella zona appunto stendistica vicino alla 500esima, in cui si può scoprire, avere un occhio proprio su tutto il mondo Star Wars e anche i progetti a cui dà vita anche a livello materiale e così via. Quindi questo insomma date un'occhiata un po' a tutta l'area. Sì, tra l'altro volevo correggermi, recentemente anche la nostra associazione gemella, la Rebel Legion, è stata riconosciuta ufficialmente dalla Lucas. Noi, 500esima, siamo specializzati nella ricostruzione dei costumi dei cattivi, se vogliamo, della saga di Guerre Stellari. La Rebel Legion è la nostra associazione gemella, specializzata in tutti quei personaggi invece appartenenti al lato chiaro della forza, vogliamo dire, per cui Jedi, ribelli, tutto ciò. Tra l'altro se c'è qualcuno qui della Rebel Legion, ovviamente lo saluto.
salutiamo caldamente. Volevo salutare il mio alter ego, Amedeo Tecchio, qua davanti a noi, che è il presidente della Rebel Legion Italia e che ci ha anche gentilmente prestato il suo robottino, che vedete quando noi le due, una delle sue creazioni, tra l'altro è l'unico che lo porta regolarmente in giro per le fiere, per cui davvero si merita un applauso. Grazie anche a voi, anzi per l'anno prossimo ci inventiamo proprio una bella lotta sul palco, non so, adesso ci pensiamo. Allora, adesso è il momento di introdurre la grande ospite di quest'anno, lo scorso anno abbiamo avuto su questo palco Jeremy Bullock, con grandissimo piacere, e quest'anno abbiamo Mary Oyaya. Se è stato difficile recitare.